Ciao Monica, benvenuti Ciao. a tutti, siamo qui con Rosa e Monica. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2. Inizia il viaggio di Rosa. Rosa c'è, la vedi? Non vedo lei direttamente, ma le immagini che mi mostra. Mi mostra questa torre, dentro al mare, quindi come se fosse un faro. Tipo sulla torre, seduto Pulcinella, e sopra che vola nel cielo un'aquila cicogna, direi. Un'aquila cicogna. Ti dà l'autorizzazione. Sì, me lo presenta come se fosse un quadro e lei da fuori mi fa segno di sì. Vibrazione di Rosa. 2,3 miliardi. Consapevolezza. 130. PS. 68. Vite. 1667. Cervello. Otto. Ok, consapevolezza di Rosa il giorno prima di iniziare a seguire le mie sessioni. So 90 e qualcosa, 90, diciamo Ok, 90. benissimo. Vibrazione quando ha fatto la sessione con quell'altra persona. Qualche milione, aspetta, allora sotto il miliardo. 800 Sì, milioni, sì, tra gli 800 e i 0,8. 900. Ok, chiamalo questo signore nel cinema, vediamo se viene a vedere la sessione. Visto che si ispira a due mani alle mie, magari Sì, vuole infatti è venire a venuto vedere. è venuto ma non entrando ed è fuori con un block notice e una penna. Così, per copiare. Ha delle interferenze questo signore, visto che parla di Gesù e di guide. Sì, vedo che le tiene come in una specie di zainetto, no? Uno zainetto quasi muta sembra, sai, no? È aderente alla sua pelle, fa parte quasi di lui. Quali sono Una queste seconda interferenze? pelle. Allora, vedo le antenne della mantide. C'è qualcosa del secondo universo legato a Gesù. E Elohim. Sul fondo dello zaino, gli Elohim. Tipo un corvo. Mazza. Un leone. Lo zoo. Sì, è come se fosse in buoni rapporti con loro. Cioè, è una specie di alleanza, insomma. Ma lui lo sa? A un certo livello sì, perché è come se avesse più risultati, sì. Ha dei risultati con Rosa. Dunque, diciamo che da un certo punto di vista è come se in questo uomo avesse trovato una specie di residuo del maestro, ok? Alcuni aspetti
che lontanamente glielo ricordavano o che comunque hanno evocato dentro di lei alcune sensazioni simili. Maestro di yoga dal quale è andata per 30 anni. Va bene. Allora, via questo signore che non ci interessa, non può neanche stare fuori dal cinema, non può avere a che fare con me in nessun modo, né con te. Con Rosa se le vorrà, ma con me assolutamente no. E se tu vuoi, con te sì, ma non credo che tu voglia. Sbaglio? Non voglio assolutamente. Via. Non mi interessa. Come se ne va? Come si allontana? Come lo allontaniamo? È un po' scocciato, butta il block notes e la penna davanti al cinema, e però per andarsene via si stringe ancora di più a sé lo zainetto. Beh, quindi dalle spalle va. Se ne torna al suo trono dei poveri. Ok, interferenze di Rosa. La prima interferenza è molto simile a quella che mi ha presentato nell'immagine iniziale, e quindi c'è questo falconiforme che però è anche un po' una cicogna, quindi che sembra un po' meno minaccioso proprio perché portatore di vita, no? Come una cicogna, secondo la fiaba, diciamo così, no? Della cicogna. Un alligatore? Al presente sono questi, al presente oggi. In passato ci sono state alcune interferenze in più. E vedo che sia a livello tipo di arturiani, pleiadiani, pleiadiani abbastanza, direi, in un buon numero, sia anche... No, però lei me li mostra per mostrarmi il suo passato, no? Quindi è proprio in fondo, ecco, sul fondo, no? Quindi anche un po' più in bianco e nero, sbiaditi. Anche degli Elohim, varie DL. Adesso quanti ne ha di DL? Attualmente due. Mentali. Ci sono due entità mentali. Una, la sua PS me la chiama sedentarietà, e l'altra me la chiama drink. Che livello? Drink potrebbe anche essere 5, e sedentarietà tra il 3 e il 4, dipende dagli aspetti, perché siccome riguarda più aspetti, su alcuni aspetti si declina come 3, su altri si declina come 4. Va bene, vediamo di capirla. Sedentarietà, vabbè, si capisce. Sì. Ma sì, è in senso ampio, nel senso che in parte si riferisce proprio al fatto di essere stata anche proprio molto in casa, dentro la casa, quindi proprio nel senso anche inteso come la famiglia, tutta quanta per la famiglia, al servizio della famiglia, il che produceva un po' di staticità ovviamente, no? Nella sua vita personale, quindi sedentarietà in questo senso. Attualmente può essere più sedentarietà perché si dedica alla famiglia in maniera differente adesso, anche perché è cambiato ovviamente l'equilibrio della sua famiglia, però allo stesso tempo è come se fosse poco attiva, ok? Ha poche iniziative pratiche, in questo senso è sedentaria. Avviene di più tutto dentro di sé, ok? Nella mente, nella fantasia, nelle domande, eccetera. Però poi nel concreto molto meno. Infatti abbiamo visto, lei ha molta più PS, un po' troppa. E poca PE, dove la PE, che è lo spirito, è la parte che le permetterebbe una maggiore azione, intraprendenza, no? Questa non ce l'ha tanto. Drink.
Mi fa proprio vedere che beve questo drink che sta a significarsi in senso metaforico. Sai, ti bevi proprio tutto, no? Quindi una certa Creduloneria. credulità, sì, creduloneria, bravo. Ecco. Perché in verità, se poi io mi riaggancio alle immagini che lei mi ha fatto vedere all'inizio, c'è tanta dualità. Ok? Quindi c'è proprio tanto oscillare fra gli opposti. Quindi da un lato è come se andasse verso l'ingenuità e quindi segue tutto quello che gli ha detto il maestro di fare, lei lo faceva. Quello che gli dice, gli suggerisce di fare il figlio, lei lo fa, ok? Anche con una certa ingenuità. Però è come se in una parte più profonda dentro di sé lei si rendesse ben conto che la spinta è in direzione opposta a questi suggerimenti. Ci sono altre entità mentali oltre queste due? Probabilmente rientrano all'interno di queste perché i sensi di colpa che io vedo che ce ne sono tanti, però per esempio sono legati a questa qui, drink. Perché lei segue quello che gli altri dicono di fare, lei lo fa, anche legata a dei sensi di colpa che lei ha, ma allo stesso tempo questo seguirli genera ulteriori sensi di colpa verso se stessa perché si vede non realizzata. Come li vedi questi sensi di colpa? Come dei corollari di un'entità mentale, delle mini entità mentali, degli acini d'uva? Esatto, sì. Come se ci fosse Le allora palline. l'intero sì, bravo, l'intero grappolo è l'entità mentale drink. Alcuni di questi acini sono i sensi di colpa. La vedevi così? Sì, esattamente un grappolo Strano. d'uva. La Sì. vedevo anch'io così. Va bene. Impianti di rosa. Allora, l'impianto mentale sono proprio le antennine, tipiche degli insetti. E da lì lei riceve, diciamo così, questi anche condizionamenti. Di volta in volta i condizionamenti possono provenire. Allora, di base, queste sono state innestate dal falconiforme cicogna, no? E anche dall'alligatore, vedo. Però è come se la rendessero più sensibile ai condizionamenti esterni, che in passato sono stati anche molto legati al marito e al figlio, oltre che al maestro. E poi in generale al benessere familiare, ecco, no? Poi mi fa vedere una specie di scotch sugli occhi. Intestino stomaco, diciamo. Ginocchio destro. Va bene, il maestro di yoga è ancora vivo? Non mi pare. Aveva più di 90 anni, è passato a miglior vita. Allora, è come se adesso fosse abbastanza spento, quindi potrebbe trattarsi del fatto o che fondamentalmente non è più operativo,
o che effettivamente sia nel momento finale della vita, perché non me lo dà deceduto completamente, ma me lo dà come in fase di spegnimento, di una candela che si sta spegnendo, ecco. Vabbè, allora lo chiamiamo nel cinema, insieme a tutti i suoi discepoli. E questo è un cinema yoga, il cinema yoga. Sai che cosa c'è? Che lui non condivide la radice del nostro operare. Ma certo, ma poi ti può venire o non venire. Cioè, trova interessante alcune cose. Perché quando noi analizziamo le cose da un punto di vista eterico, le energie sottili, eccetera, lui si sente a suo agio, sente un'affinità così. Però il principio di base per cui noi riteniamo che il maestro siamo ognuno di noi, non È gli è chiaro, così geniale. certo, se no gli cede la terra da sotto i piedi. Peccato Sì. perché se non avesse nulla da nascondere, verrebbe basta per dimostrarci che lui ha ragione. Se non viene, già in parte dimostra una certa cosa. Lo vedo anche molto abbigliato come il classico maestro, no? Quindi non con un indumento, sai, tranquillo, occidentale, per quanto comodo e confortevole per un insegnante di yoga, no? Lo vedo proprio con questo modo di presentarsi anche aulico, santificato, glorificato, insomma, da maestro, no? Quindi cosa fa? Vuole venire e dimostrarci che abbiamo torto, o imparare, o vedere, senza problemi, con coraggio, o se ne sta nella sua tana delle convenzioni? No, perché se ne viene un po' così a braccia aperte, sai, un po' tipo il messia, come se. Viene quindi. Beh, Sì. se viene nel cinema, viene con abiti normali, senza messia, senza tuniche e senza tante arie. Viene normale. Ma sai che però mi viene non come adesso, Come ti ma viene? come quando più o meno. Totale 30 anni, 40 anni fa, poco dopo che Rosa ha iniziato a praticare con lui. Ok, ci viene in mutande nel cinema. O In nudo, se mutande preferisce. è strano, perché in mutande invece ha l'aspetto di adesso. Sai, è come se adesso, come adesso, stesse un po' rivedendo alcune cose. E invece quando si riaggancia al periodo del suo massimo fulgore, diciamo una trentina d'anni fa, 25 anni fa, così, gli piace di più pensare a se stesso in quella maniera lì, no? In cui aveva veramente successo, aveva veramente seguito. Anche perché ora lui, che secondo me è una persona tra l'altro intellettualmente molto fine, molto intelligente, molto colto, ha capito che le energie proprio globali della Terra sono molto diverse e per cui non c'è più spazio per quella tipologia di maestro. I discepoli vengono. Moltissimi no. Percentuale che viene? 7%, 8%. Facciamo una sezione nel cinema per tutti i familiari di Rosa. Le sue tre sorelle adorate, il fratello, il figlio. E se hai nipoti. Una piccolina. Non so, mi viene anche un uomo, ma non penso che lei è un uomo come fosse un amico di famiglia, anche di vecchia data. Oltre a queste persone che abbiamo citato. Va bene.
effetti nel quadro energetico di Rosa del Gayatri Mantra. Allora, mi mostra la scena in cui questo veniva cantato in gruppo, mi mostra proprio una coralità, mi utilizzano questo termine, no? Coralità, per indicare l'unione, per indicare proprio l'insieme, forte, sentito da parte di tutti. Ed è come anche qua, se vedessi due direzioni opposte, proprio come se si trattasse di una sorta di fontana che poi dà origine a due getti, ok? Un getto era il nutrimento, diciamo così, dato dalla loro energia per tutte le varie interferenze. E da alcuni praticanti erano state anche individuate interferenze corrette nel momento in cui avevamo visto delle astronavi. L'altro oggetto, che però è minore, è come se fosse l'energia ben spesa, l'energia nata dall'unione di persone che veramente credono e vogliono impegnarsi per un'evoluzione e per una sorta di solidarietà. Però il getto minore, il getto maggiore è questo, che viene offerto, diciamo così, all'entità, benché quali loro entità? Non ne fossero consapevoli. Gli Ebiani? Ma sì, molto sì. Sì, sì. Infatti queste astronavi che sono stati visti da questi praticanti, sì, le ho viste anch'io, assolutamente. Anche se, secondo universo, ma sai, è come se fosse stato il secondo universo al servizio dei pleiadiani, utilizzato come strumento. Quindi gli Arturiani e Pleiadiani, che nell'elenco delle sue entità, nell'entità di Rosa, erano appartenenti al passato, vengono da questi mantra. Da questo mantra e da altri. C'è anche l'altro che riguarda gli ostacoli, visto con Ganesha, cioè, però voglio precisare che generalmente i mantra, io penso che tutti noi del gruppo li associamo al secondo universo, no? Però questo maestro è come se utilizzasse questa entità del secondo universo quasi come strumento, come mezzo per avere un contatto con questi, queste creature, diciamo così, aliene. Ok. A lei non ha usato il mantra per trovare lavoro, ma dei suoi compagni all'epoca sì, e hanno trovato lavoro. Perché? Il mantra ha funzionato. Perché proprio questa fontana qua, no? Abbiamo visto i due getti. Cosa succede? Che il mantra personale loro lo recitano a casa loro, perché ognuno c'ha il proprio, no? Quindi sono riusciti a generare un tipo di fontana diversa da quella nel gruppo. Poiché nel gruppo c'è il maestro più tutti i praticanti generalmente in cerchio, la fontana che si crea è con il getto maggiore per le varie entità. È il getto minore invece a favore e a beneficio dei soggetti. Quando loro l'hanno recitato personalmente a casa loro, quindi non in presenza del maestro, eccetera, eccetera, hanno un po' invertito questi getti. Quindi c'era comunque una parte di energia per l'entità, ma la maggiore era veramente rivolta a se stessi e quindi al proprio intento. Io vedo che alcuni hanno trovato lavoro, altri hanno trovato altri tipi di realizzazioni. Hanno girato il discorso mantra per lavorare su se stessi. Sì. Va bene. Disincarnati.
Portale aureo. Sì, il marito è il primo che viene. Rito, genitori e tutti i disincarnati di tutte le generazioni di legati a Rosa. Allora, mi viene con una specie di noce, proprio a rappresentazione del cervello, e me la porta proprio sotto l'ascella destra, no? Quasi come se non facesse neanche più parte, non avesse più la sede dove deve avercela, no? Ma è esterno. E mi fa vedere come una sorta di rigonfiamento, di maggiore sviluppo nella parte dell'emisfero destro, ok? Proprio più gonfio, ma più gonfio, brutto gonfio, ok? Non energeticamente, per dirti, ben irrorato. Come se avesse lavorato su di lui molto non so come dirti, avesse usato, no, nella sua vita moltissimo di più l'emisfero sinistro, ok? E quindi ne abbia risentito l'emisfero destro, una sorta di sbilanciamento, diciamo così, no? Cioè, lo vedo un buon uomo, ok? Per una famiglia abbastanza tradizionale, con i suoi doveri, però non vedo che è riuscita a realizzare se stesso nel più profondo. Il marito. Causa esoterica di tutti i fatti che sono successi alla sua morte. Allora, dunque, sicuramente Rosa, nel suo lungo percorso yoga, aveva imparato ad utilizzare in qualche modo l'intuito. Quindi aveva iniziato anche a capire quando le energie stavano cambiando. Quindi aveva iniziato a percepire il cambiamento del marito da un punto di vista della salute, perché non è vero, come diceva il suo maestro, che lei non vedeva le energie sottili, lei le vedeva, e quindi riusciva a vedere come di fatto c'era un cambiamento a livello energetico del marito, anche se, essendo abituata a essere convinta che lei non era in grado di vedere sta roba, non era consapevole di vederla, perché il maestro è come se facesse credere a tutti loro che era lui, ok, più che altro capace di fare questo. In verità io vedo che Rosa era in grado di farlo, così come lo è in grado ora di fare, anche se non in maniera consapevole, e quindi solo in maniera parziale. Quindi lei ha iniziato a vedere questo cambiamento energetico del marito. Ad intuirlo. E ha, come diciamo così, accompagnato un percorso che però è del marito, di cui lei non deve farsi carico. Invece lei tende molto a responsabilizzarsi, a colpevolizzarsi. Della morte del marito, della morte del cane, non è così. Il senso di colpa, gli acini. Sì. Del grappolo drink. Sì, come se lei avesse anche dedicato troppe energie, magari all'esterno. Ecco, allora forse dovevo dedicarle di più alla famiglia, non ho distribuito bene le cose. Cose così, come se il senso di colpa fosse, ma non è che magari quella là è diventata più la mia famiglia di questa? Tormenti di questo genere, che non c'è alcuna ragione che sussistano proprio, perché questa è una scelta del marito, dove vedo anche come dei, non lo so, come una roba,
come se il marito cose profonde non le riuscisse a dire e lavorassero invece dentro di lui in maniera logorante. È interferito il marito? Allora, io effettivamente vedo tipo un demone, come se si portasse dietro dal passato dei ricordi, dei vissuti, che però non è riuscito a condividere, non ha voluto condividere, per non appesantire gli altri. E se l'ha fatto in parte, l'ha fatto troppo poco, ma non accantonandoli, lavorandoseli in continuazione dentro. Cosa vuole lasciare come messaggio il marito a Rosa, ex marito a Rosa? Come se mi dicesse che se avesse fatto anche lui un percorso di evoluzione, che però magari nel suo caso non era il percorso yoga, ne avrebbe beneficiato. Non sarebbe imploso così. Perché come, mi fa vedere come se si fosse fatto mangiare, ok? C'era un po' un'affinità, secondo me, fra loro due, anche da questo punto di vista, rispetto ai sensi di colpa, rispetto ad alcuni tormenti, no? Tra Rosa e il marito, e anche il marito era fatto così. Era la fiamma? No. Era un'anima gemella? Sì, quarto livello sì. Okay. Cosa vuole dire direttamente a Rosa? Anzi, diamogli prima una vic e poi gli chiediamo cosa vuole dire. Vibrazione, informazione, consapevolezza, vic. Non ti fare ingannare dai sensi di colpa. Sono solo un ostacolo. Fa vedere di nuovo questa la torre, no? Che lei mi ha presentato all'inizio, me la fa vedere su una scacchiera. Ed è come se mi facesse vedere Rosa che deve scegliere sempre, no? O come la torre, o si muove in orizzontale o si muove in verticale. Non può fare nella stessa mossa, no? Entrambe le direzioni. E è come se dicesse che anche lui ha fatto così, ok? C'era questo limite, o mi muovo in questa direzione o mi muovo nell'altra direzione. Ed è come se ci fosse un invito a se stesso per la prossima vita di liberarsi da questo tipo di schema. E glielo mostra a lei, quella che sarà la sua scelta futura, come una possibilità, così che ha anche lei, ok, di liberarsi da questo tipo di blocco. Ma l'ha presa la Vic? Sì, perché mi fa vedere proprio il gioco degli scacchi, sì, che è proprio il gioco della vita, no? E mi fa vedere che lui era nel ruolo un po' come lei, di questa torre. Si muove così oppure così. E mi fa vedere come a ribaltare sia appunto questa pedina qui della torre, ma ribalta l'intera dama, tutto il gioco della dama. Genitori, Vic, subito, potrebbero anche non prenderla, non è che debbano prenderla per forza, non è imposta, è sempre offerta. Vengono in contemporanea proprio. Una attaccata all'altro. Ma effettivamente è anche giusta la deduzione che aveva avuto Rosa, che loro ne hanno anche meno bisogno rispetto al marito. Cioè vedo meno cioè nella vita del marito l'ho vista abbastanza assillata. Non vedo lo stesso tipo di preoccupazione e di tormento nei genitori, li vedo più leggeri, ecco, meno turbati, un po' più risolti, chiamiamoli così, ecco.
più sereni. Vedo che guardano con gioia l'intera famiglia, perché è proprio come se la considerassero un capolavoro. Però è come se in vita si non so come dirti, sentivano loro, no? Dicono: ah, ma guarda che bel capolavoro che abbiamo fatto. Invece in questa posizione è come se ritenessero importante che tutti hanno contribuito nella stessa maniera per questo bellissimo capolavoro, per questa famiglia unita. Nonostante vedo che i problemi ovviamente ci sono stati, no? Ma c'è molto amore, c'è unione, c'è voglia di superare le cose insieme, di darsi una mano. Cosa vogliono dire? Cosa vuole dire la madre alla figlia? E anche alle altre figlie, perché una delle sorelle di Rosa è qui con lei, quindi segue questi lavori che facciamo. E vedo che mette una mano, cioè, è come se mettesse entrambe le mani sulla testa di Rosa. Togliti dalla testa che hai fatto un lavoro meno buono del mio. Come se quasi questa donna mi facesse capire come una specie di senso di complesso, diciamo così, no? Di Rosa, magari rispetto al fatto che non è riuscita a creare, no? La stessa bella famiglia. Ok? E la madre invece le vuole proprio togliere dalla testa questo. Vedo che le sistema i capelli, proprio come se volesse liberarle, ecco, la testa da questi pensieri. E le bacia la testa. C'è qualcun altro che si presenta in questo momento? La cagnolina c'è. Sì. Allora, è come se mi si mostrasse una specie di conclusione di ciclo. La cagnolina che muore con gli stessi sintomi del marito nello stesso posto, qualche anno di distanza, è come se mostrasse che si era chiuso un certo tipo di ciclo. Che è anche un ciclo caratterizzato, non so come dirti, adesso vedimi di nuovo, mi presenta Pulcinella. Pulcinella era un servo, anche se furbo e tutto quanto, però era un servo, ok? Quindi come se finisse per Rosa quel ciclo in cui, adesso dire che lei era serva è brutto, però intendiamoci, la sua vita gravitava intorno a, per un certo periodo il maestro, tutti i dettami, e la famiglia, e l'accudimento del cane, ok? E l'accudimento del marito. È come se si chiudesse un cerchio, se ne apre uno nuovo con la nascita della nipote e un nuovo ciclo in cui lei è libera. Il che non va vissuto assolutamente come un senso di colpa, perché comunque l'accordo c'è stato fra tutte queste anime, e anche inclusa la parte eterica della cagnolina. Assolutamente. È un gioco, una rappresentazione. Prima hai detto gli scacchi sono la vita, beh, anche una rappresentazione teatrale sono la vita. Quindi tutti i personaggi avevano un incastro preciso. Sì, sì, esatto. Va bene. Tutti nel portale Aura. Insomma, sembra un barboncino sta cagnolina, non lo so perché. Vabbè, magari è il senso che vuole darti. I barboncini sono a volte molto aggressivi, a volte molto affettuosi, dipende. Anche dal colore del pelo sembra, ma dipende anche. Sono molto netti nel carattere, o da un lato o dall'altro, forse. Salutiamo tutti, tutti nel portale Aureo, Vic ovunque. La Vic comunque data a un disincarnato è un po' inutile, se non per fargli lasciare un messaggio un po' più pulito, no? Meno condizionato dalla vita che ha condotto.
perché nel portale Aura è come se fosse una grossa bicca in cui entrano di fatto. Lì c'è tutta la vibrazione, l'informazione, la consapevolezza che desiderano, ma allo stesso tempo c'è anche la possibilità di prendere finalmente delle decisioni in maniera autonoma per il loro prossimo step. Come li vedi? Quanti sono i disincarnati totali? Il padre vedo che proprio col fazzoletto si asciuga gli occhi, no? Perché comunque vede Rosa e vede tutti gli altri componenti della famiglia dentro il cinema ed è bello per lui. Rosa sta piangendo da un po'. Ma allora. C'è un fatto, non so se c'entrino dei cimiteri nelle vicinanze o in qualche modo per affinità di qualcuno di loro, eccetera, no? Qualcuno abita vicino a un cimitero. Perché vedo un numero molto elevato di anime, perché me ne dà 618. O forse perché loro, essendo in tanti, no? Hanno tante famiglie. È come se ci fosse stata una specie di passaparola, ecco. Quindi c'è un numero così elevato. Tutti dentro. Il marito le dice: stai leggera. Come la saluta il marito? Allora, intanto vedo che lascia questa noce cervello fuori dal portale aureo, le dice stai leggera. E vedo che è già diventato colore proprio, un bianco giallo rosa. Intanto, e poi? Cioè, non so, volevi iniziare la frase in un modo e finirla perché c'erano due aspetti da Sì, trattare. perché la sensazione che mi dà è proprio come un assolviti, ecco, come se le volesse dire assolviti da tutto, come a dire io non sono riuscito in vita mia a fare questo, ho capito l'importanza di questo, capisci neanche tu l'importanza, assolviti da tutti questi sensi di colpa. Li salutiamo. Tutti dentro e chiudiamo il portale Aura. Sì. Bene, causa esoterica di problemi di asportazione dell'utero. Allora, perché questa qui comunque era una decisione presa ampiamente prima. Allora, è come se vedessi una sorta di bivio o comunque di vita parallela che incide profondamente con questa, ed è una vita in cui lei non ha una famiglia e fondamentalmente è una creatura a contatto con le altre creature e con la natura. Ma è come se non si volesse legare a niente. Ed è sia una vita parallela, sia, non so come spiegarti, un bivio nel momento in cui l'anima si è incarnata, ed è come se lei fosse rimasta forte questa traccia qua, no? Di questa vita in cui non ci sono dei legami vincolanti, in cui la sua famiglia è un po' il mondo, ok? E rimane quindi.
invece una scelta che è molto diversa, quindi lei si incarna in una famiglia molto unita. Però, essendoci in qualche modo anche la propensione di, non so come dirti, essere in una comunità più ampia, in un vissuto più ampio, sceglie di avere un figlio, non più di uno, ed è come a precludersi, non so come dirti, quella femminilità lì, tutto ciò che Una sua riguarda la. eventuale famiglia più ampia, perché Sì. si deve dedicare alla famiglia dei compagni di yoga, la comunità. Pressione alta. Lì la pressione alta è come se proprio fosse questa parte di PE, che è la parte più dell'azione, no? La parte più maschile, che è proprio compressa. E così compressa va a schizzare. Bisogna ridare alla PE il giusto spazio, il giusto equilibrio tra PS e PE affinché la pressione, si regolarizzi. Ok. Vampate. Lo collego alla pressione alta e quindi lo collego a questo discorso qui. Cosa le fa l'estradiolo, l'assunzione di questo ormone tramite applicazione di una crema su qualunque parte del corpo, ma basta che sia sulla pelle, ovviamente, quotidianamente? E di fatto agisce in maniera chimica, no? Chimica ormonale. Adesso qua, allora vi fa vedere questo. Lo spirito, quindi la parte eterica, è poi profondamente legata al corpo, ok? Perché tanto spirito e anima scelgono un corpo. L'azione che viene fatta sul corpo è solamente un palliativo per un'azione che deve essere fatta sullo spirito. Quindi è come se con gli ormoni, ok, ridando un assetto ormonale, lei riuscisse a trovare un po' di armonia, ok? Quindi non riesce a tenere sotto controllo sia le vampate che la pressione, ma non controlla la parte più profonda e più decisiva, che è quella spirituale. Però vedo che nel suo caso, fin tanto che appunto lei non ha preso consapevolezza di questa cosa, cioè era fondamentale per lei. Causa esoterica dell'aver fatto due cini VAC. E l'entità mentale drink, dove lei si doveva bere, tra l'altro bere anche non così di buona voglia, in questo caso, le motivazioni che adduceva il figlio. Perché io percepisco proprio chiaramente che la parte più profonda e più saggia di lei diceva no. Causa esoterica della città di Venezia, collegata a lei. Allora, la vedo in tre vite qua. Una mi fa vedere proprio che era un conducente di una gondola, ma è come se questa città potesse in qualche modo riassumere diverse componenti sue. Allora, da un lato è come se di nuovo mi richiamasse alla dualità, perché mi fa vedere Pulcinella e me lo ricollega al carnevale veneziano, no? Mi fa vedere sto Pulcinella che ha la maschera nera e il vestito bianco, che è servo ma che è furbo, ok? Quindi sono tutte sue tendenze dentro di sé, anche magari sopite, le lascia addormentate, ma ci sono. Poi mi fa vedere la Biennale di Venezia, due proprio mi fa vedere, due. Poi mi fa vedere la sua tendenza a volere da un lato
dedicarsi al contatto con la natura che Venezia offre, ma anche di più con le persone. Venezia è affollata, no? Di persone, turisti in continuazione, perché ha bisogno lei di bilanciare tutti questi aspetti che ho detto, lei ha bisogno di bilanciarli dentro di sé, perché tende a propendere troppo per uno anziché per l'altro, creando delle disarmonie, perché di fatto lei ha bisogno di entrambe. E Venezia è come se le ricordasse tutto questo. Causa esoterica del 13. Ma allora dunque, intanto mi fa vedere 13 come 4, 4 è la famiglia. E infatti c'è stato un forte scombussolamento all'interno della famiglia, come una specie di scioglimento, diciamo così, della famiglia, no? Da che lei ha visto ripetutamente il numero 13, hanno iniziato ad accadere degli episodi che di fatto hanno portato alla disgregazione familiare. Morte del marito, figlio che se ne va via di casa e successivamente morte anche della cagnolina. Quindi me lo fa vedere proprio legato a un discorso di famiglia. E me lo fa vedere anche legato a una sua cosa culturale, nel senso che probabilmente questo maestro di yoga era legato anche agli angeli, quindi ai numeri, cose del genere, o comunque erano tematiche che sono emerse durante il suo percorso di yoga. Quindi lei ha creato un aggancio con questo numero. Anche se adesso la vedo agganciata con il 3-1, sempre i due numeri che costituiscono il 13, no? Mentre prima la vedevo agganciata al 3 più 1, che era 4 la famiglia, adesso la vedo agganciata al 3 meno 1, che è 2. Quindi la coppia, il desiderio della fiamma. Esiste la fiamma di rosa. Esiste il roseto. Ah, tra l'altro, adesso stavo facendo i conti che oggi è il 3/01/2023 e fa 11, che è 2. Allora, la fiamma di rosa. Allora, devo dire la verità che Rosa si deve un attimino appunto ben ripulire da tutti questi sensi di colpa. Per veramente rendere possibile l'evento fiamma, perché altrimenti rimane più, non so come spiegarti, un'aspirazione, un desiderio, quasi anche una cosa di cui non si sente del tutto meritevole, capito? Sì, che desidera, ma non sa se può, se lo merita fino in fondo, così. Quindi, liberandosi da questa cosa. Io, boh, ma a me dà di nuovo la città di Venezia. Esiste, è grezza. Che Sì, è grezza però, sì. livello? 1. Va bene, abbiamo visto tutto. Cosa vuole fare Rosa? Vuole che noi le diciamo cosa fare o lo vuole fare da sola? Adesso lei ha capito l'importanza del suo essere protagonista. Quindi mi porta lei in questa palude Aspetta, con aspetta, tutte è le varie proprio canne. sicura di abbandonare drink, di abbandonare sedentarietà, di iniziare un periodo della sua vita in cui lei deciderà come dipingere la sua casa, di quali colori, se prendere o non prendere un cane, se comprare o non comprare una cosa, se fare o non fare un corso, se avere o non avere quell'amica. Sicura? È da sola, non c'è più nessun maestro. Vedo che guarda anche la sedentarietà, no? Che è un po' la sua staticità, che è il suo anche non prendere, no? Decisioni, aspettare, più che altro figurarsene nella mente, no?
non prendendo iniziative. Le guarda. Però è come se ne avesse abbastanza. Perché comunque sono entità mentali che si porta avanti da moltissimo tempo. E lei ne ha abbastanza. E quindi sì, è convinta di volerlo fare. È sicura, sicura? La comfort zone se ne va del tutto nel momento in cui va nel cluster. Io ci voglio provare, dice. Andiamoci. Come vedi i suoi contratti di queste 1667 vite? Una palude con delle canne, dove è facile sprofondare, ma dove c'è anche una certa bellezza, no? Suggestione, ecco, un paesaggio molto evocativo. Cosa ne fa di questa palude? È come di nuovo come se fosse un quadro adesso me l'ha presentato, no? E vedo che sceglie proprio di bruciarlo. La Sceglie di bonifica. bruciarlo, sì. Profonda bonifica. Sì. Ad eternum. Costrutto e inventato da noi, energetico, che pone una impronta personale, in questo caso di Rosa. Le insegna a creare energia, intento, a prendere in mano il timone della sua vita. Lei sceglie di dipingerlo, sapendo che la potenza è nelle sue mani, sceglie di dipingerlo e forse in via del tutto eccezionale utilizza dei colori molto molto accesi. Penso che lei generalmente utilizzi dei colori un po' più tenui, invece per la Deternum sono proprio dei colori infuocati. Caldi, rosso, Sì, giallo, arancione. vivissimi, sì. Okay. Perché imprime un nuovo movimento in questo modo alla sua vita. Quindi una nuova scelta forte, decisa. Va bene, Avatar, come lo vedi se c'è? Dovrebbe sicuramente esserci, ma vediamo sempre. Diamo sempre il beneficio del dubbio. Sì, mi evidenziava il fatto che fosse a piedi nudi. Sicuramente lei ha passato tanti anni a piedi nudi e me lo dà con due pennelli conficcati negli occhi. Lo tiene? No, lo avvolge come in una specie di rotolo da disegno. Lo avvolge tutto, come se fosse stato tutto quanto anche questo disegnato. Quindi lei avvolge questo rotolo e pertanto tutto quanto, che sia il computer, che sia l'avatar, sono all'interno di questo rotolo disegno. E questo rotolo viene lanciato dentro il portale definitivo. Benissimo. Con questa azione, ad eternum anche qui ovviamente. Sì. Con questa azione esistono ancora le interferenze eteriche, mentali e gli impianti? No, non più. Nuova vibrazione. Allora, mi sta facendo vedere tutti i passaggi intermedi che ci sono stati nella sessione, no? Da 2,3 è passata a 23 miliardi. E mi fa vedere adesso 130. Beh, rispetto allo 0,8 della sua passata sessione, 130 miliardi, un bel risultato. Sì. Consapevolezza. Molto bene. E vediamo, questo caso è un dato molto importante, solitamente non così importante. Quanto è il rapporto tra la PS e la PE?
parte subliminale, parte eterica, anima, spirito. 56 adesso la PS. Bene, ha riportato correttamente al loro posto i due valori. Non è 50-50, ma 56 ci accontentiamo, e 44. Vite. Dunque, 1302. C'era una vita che lei ha vissuto con quello che in questa era il suo maestro? Ma me la dà come sarta, come se lui fosse il proprietario di tutta l'azienda. Una col marito l'ha fatta? Un fratellino di cui si occupava. Una con la sorella che ha accanto? Due insegnanti in una scuola superiore. Ok, queste tre vite ci sono ancora? Quella con il marito no. Perché? L'ha tolta. Perché era un po' spiacevole. E perché non se ne deve più occupare? Non se ne deve più occupare. Il che non significa che non ha un ricordo buono, non hanno condiviso dei momenti importanti insieme. Deve cambiare la sua ottica rispetto a questo ricordo. Beh, percentuale di cervello utilizzato. 8,5. Come vedi la situazione del cinema? Effettivamente è vero, tutte le sorelle sono pronte quasi a organizzare una festa, che si stanno distribuendo i compiti per chi prepara che cosa, no? Per questa festicciola da fare insieme in famiglia. Quindi sono proprio esaltatissime, no? Anche proprio a livello proprio di festeggiamenti, sai, coriandoli, cose così, no? Molto vistose. Vedo questo amico di famiglia così che osserva da lontano, ecco, contento, con un senso quasi tra il paterno e fraterno, diciamo così, no? Molto soddisfatto, ecco, dei grossi progressi, ecco, che ha visto durante la sessione da parte di Rosa. E la nipotina, ok, è ancora molto piccola, però vedo che applaude, che ride, che si mette le manine in bocca, divertita, ecco. Sì, è stata bene. Il figlio tiene in braccio la bimba. Diciamo che magari lui si orienta verso altre cose, verso altri interessi, però devo dire che apprezza molto la madre. È pulita? Rosa. Le sento la testa un po' scoppiettante, ok? Un po' un turbinio, ecco, però lei è pulita. Lo sentirà, lo capirà che è pulita. Avrà bisogno più volte di riprendere la sessione e ogni volta si soffermerà su degli aspetti diversi. Ed è una consapevolezza che crescerà nel tempo, questa di essere pulita. Vuole lasciarsi un messaggio in generale e in relazione anche alle decisioni che adesso lo aspettano? Mi ha detto: sono la donna più bella del mondo, no? E mentre me lo dice, è circondata da delle tele, da dei pennelli, eccetera, però vedo che questa attività viene svolta all'esterno, non in casa. È come
se acuisse il suo senso di sentirsi bella, integrata, diciamo così, col mondo, nel momento in cui prende contatto con la sua arte in mezzo alle persone, in mezzo alle cose, in mezzo anche alle architetture costruite dagli esseri umani, oltre che dalla natura. Ok, vuole lasciarsi qualche messaggio relativo a delle decisioni, il cane, queste cose qui? O vuole decidere in maniera finalmente autonoma, da sola, senza aiuti, senza il contatto che tu hai adesso con la sua APS, che poi è lei, e lei potrebbe quindi imparare a leggere la propria anima. Sì, infatti dice, lo voglio valutare bene con il tempo. Ok, quindi sarà un sì o un no deciso da sola nel tempo. Sì. Questa è la nuova vita di Rosa. Questo ovviamente è un ingrediente essenziale ed è una vita che lei costruirà di giorno in giorno. E si sorprenderà di questa bellezza e si sorprenderà di come non solo riesce a colmare quello che lei definiva un vuoto, ma riuscirà proprio a trovare una nuova pienezza, un nuovo senso, un nuovo significato di questa vita. La vedi come all'inizio? No, all'inizio era proprio anche con tanti interrogativi sulla, punti di interrogazione sulla testa, no? Ora proprio mi porta l'attenzione sui capelli, come se mi volesse dire sono forti questi capelli. Mi porta l'attenzione sugli occhi, non c'è più ovviamente lo scotch che c'era, non ci sono più i pennelli conficcati dentro. C'è proprio lei che riesce a guardare chiaramente tutto intorno a sé e dentro di sé. Benissimo, non abbiamo più niente da fare. Sei pronta per tornare? Sì.